andare subito da Jacopo Barbarello, perché il governo si sta muovendo, diciamo, con i colori, no, Jacopo? Intanto quello che diceva il professore, Tonia, cioè cambiano i parametri, sì, dell'RT delle regioni, perché ci saranno i colori, in effetti, ma la soglia arancione, per diventare zona arancione basterà avere un RT superiore a 1, fra 1 e 1,25, e scende invece la zona rossa da 1,25 a 1,50. Questo è l'indice di trasmittibilità del virus. Saremo in zona gialla rafforzata oggi e domani, sostanzialmente, poi si torna in zona rossa per il weekend. Qual è la differenza fra zona gialla e zona rossa? Poca cosa. Zona gialla rafforzata, chiusura di bar e ristoranti alle 18, l'asporto fino alle 22, consegna a domicilio consentita, chiuse piscine, palestre, teatri e cinema, aperti centri sportivi. Ancora divieto di spostamento fra regioni e spostamenti solo per lavoro, salute o necessità. Chiusura di musei, mostre, sale e giochi e riduzione del 50% del trasporto pubblico. Nella zona rossa gli spostamenti sono solo per lavoro, si può andare nelle seconde case, sarà possibile raggiungere parenti e amici con le regole delle vacanze, cioè massimo due ospiti, esclusi under 14, una volta al giorno all'interno della regione. Sempre consentito il rientro alla residenza, coprifuoco dalle 22 alle 5, negozi chiusi è la vera differenza fra le due zone. Ottimo. Funzionerà? Vediamo. Professore, mi dice sulla scuola, con questi numeri qui ce la possiamo permettere la riapertura della scuola in maniera completa? Guardi, io penso che la cosa più grave è che nessuno lo sa, e questo è il problema. Lei consideri che noi in questo momento, in qualche modo, forse con questi provvedimenti abbiamo raggiunto un certo equilibrio, no? Tra la capacità del virus di trasmettersi e quello delle nostre attività di contenerlo. Ora noi questo equilibrio lo perturbiamo, perché permettiamo un nuovo opportunità al virus di trasmettersi, che sono le scuole, l'assembramento sui trasporti, l'assembramento fuori le scuole, ulteriori opportunità di socialità tra gli studenti. È chiaro che non sappiamo in questo momento se con le aperture delle scuole la zona gialla, la zona arancione o le regioni che hanno gestito in maniera positiva la zona gialla saranno in grado di fronteggiarla questa cosa. Però lei si occupa di salute pubblica, professore, cioè lei con questi numeri la scuola la riaprirebbe o no? Senta, guardi, io con questi numeri sa cosa farei? Dica. Prenderei un distretto scolastico, una scuola gialla, in una scuola rossa e una scuola arancione, e aspetterei 20 giorni per vedere quello che succede. Cioè, in una provincia le aprirei per vedere se effettivamente queste misure funzionano, perché così ci abbiamo dei numeri. E allo stesso tempo in queste aree farei test rapidi, questa volta a tappeto, per capire se si trasmette. Così ci abbiamo dei numeri per capire quello che devi fare. Sembra altrimenti una bella proposta, ma lei ne sta parlando solo con noi o l'ha detto, l'ha fatta arrivare a qualcuno al governo? Guarda, io ci ho detto tantissime volte che questo è il metodo per capire quello che succede. Perfetto. Professore, le chiedo veramente 10 secondi. I vaccini che stiamo facendo, secondo lei, dal punto di vista numerico, vaccini anti-Covid, sono adeguati o no? Ma guardi, io penso che in questa fase è ancora presto per dirlo, perché tutto il sistema deve essere messo in rotazione. È chiaro che se andiamo con questi numeri non vaccineremo nessuno, è un numero sufficiente entro la fine dell'anno. È chiaro che il ritmo deve essere incrementato, quindi dovremo passare chiaramente da una fase di rodaggio a una fase di vaccinazione massiccia, che immagino avverrà penso verso la fine del mese. Ci vorrà un po' di tempo, chiaramente, tutto il sistema. Il ministro Boccia dice la fine emergenza entro l'estate con questi, cioè se andiamo avanti con questi numeri. Invece lei dice il contrario, esattamente, non riusciremo a vaccinare nessuno se andiamo avanti così. No, io ho detto certo, sti numeri sono ancora pochi, perché se facciamo 200.000 a settimana è facile il conto, si arriva praticamente. Siamo oltre 300.000 in questi 330.000 quasi. In una settimana, quindi praticamente arriviamo a 1.200.000 al mese, cioè questi numeri devono essere moltiplicati perlomeno per 5, per 10 per arrivare a questo obiettivo. Possibile, ma come ho detto, questa sicuramente è una fase di rodaggio. Sicuramente penso c'è tutta la volontà politica e le risorse, certo, per aumentare. Bisogna aumentare. Grazie professor Crisanti, grazie molto e buon lavoro. Grazie. A presto, buon lavoro e grazie al professore.